Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video, io sono Naomi e voi siete su Chiacchiere tra le righe. Il video di oggi è la TBR del mese di febbraio, perché ormai gennaio è già andato, primo mese del 2021 è andato. Quindi niente, vi faccio vedere tutti i libri che vorrei leggere nel mese di febbraio. È una TBR un po' più lunga di quello che avrei pensato, volevo fare una cosa molto essenziale, molto semplice a febbraio, in realtà poi c'è stato un cambio di programma 2 giorni fa, adesso vi spiego tutto, però prima vediamo com'è andata la TBR di gennaio. Prima di cominciare vi ricordo che mi trovate anche su altri social network, in particolare vi ricordo la mia pagina Instagram, trovate comunque tutti i link qua sotto nell'info box. Se non siete ancora iscritti mi raccomando iscrivetevi, attivate la campanella per sapere quando pubblicherò nuovi video e se vi va mettete un bel pollicione in su al video. Dunque partiamo dalla TBR di gennaio, com'è andata? È andata abbastanza bene, non sono riuscita a finire tutto, però pensavo ci fossero troppi libri cartacei, considerando che praticamente leggo cartaceo solo quando torno da lavoro e quindi avevo meno tempo. In realtà è andata abbastanza bene. L'unico che avevo messo in ebook era In Light of Luna e l'ho letto. Non trovo la mia copia di This Body is Not Big Enough for Both of Us, quindi ve lo metto qua, ma l'ho letto in cartaceo, ho letto anche quello. L'unico che non ho toccato è stato Legend della Garber. Vabbè, non ero sicura di leggere tutto, quindi ci sta. Vabbè, alla fine è l'unico che è stato lasciato fuori. Una levatrice a New York l'ho letto. Poi c'era La biblioteca di mezzanotte, letto anche lui, è stato uno dei primi libri che ho letto durante il mese. E per questo, cioè The Tiger and the Wolf, tenete conto che sto registrando questo video con un paio di giorni di anticipo, quindi tecnicamente oggi è il 30. O ancora oggi e domani, mi mancano 200 pagine, sono sicura che lo leggerò. Ad oggi non l'ho ancora finito, ma ripeto, 200 pagine in 2 giorni per me si possono fare, quindi sono sicura che lo finirò e ve lo do come è finito. Poi avevo anche, ultima cosa, Calibano e la strega di Silvia Federici. Ecco, questo non l'ho ancora finito, non sono in ritardo sul programma delle letture stregate di Lilian Dondiego, perché lo sto leggendo per quello, perché tanto da leggere tra gennaio e febbraio. Pensavo però a questo punto che sarei arrivata almeno a metà, invece sono praticamente ancora all'inizio, sono a pagina 78-79 più o meno. Pensavo che sarei stata un po' più avanti, ma devo dire che non l'ho iniziato subito, inizio mese, quindi ci può anche stare, si vede che non sono abituata a leggere non fiction perché sto ancora un po' ingranando e questo è stato un libro un po' tosto di non fiction da cui iniziare, però sostanzialmente gli unici che sono rimasti indietro sono il libro della Garber e questo che non ho ancora finito, il resto ho letto tutto. E passiamo adesso alla TBR effettivamente di questo mese. Allora, avrò una TBR effettiva, cioè quella che io conto effettivamente come mia TBR, più dei libri che voglio aggiungere perché a febbraio c'è la Faro Feb, che sarebbe Fantasy Romance February, ed è una readathon che durerà tutto il mese, solo che ci sono delle challenge come sempre, però la TBR vera e propria la seguirò in modo meno vincolante, che in realtà non avevo intenzione di partecipare a nessuna readathon a febbraio, ma è un periodo che effettivamente ho voglia di Fantasy Romance, quindi ne approfitto. E quindi ci saranno, poi vi dico alla fine, ma non saranno, ecco, i libri più vincolanti, tra virgolette, della TBR. La TBR effettiva, invece, partiamo dal libro di non fiction. Vi avevo detto già precedentemente, lo ripeto, che in tutte le mie TBR ci sarà sicuramente il libro di non fiction, il libro che ho da tanto tempo che verrà estratto a sorte durante il video, e il libro autopubblicato. Per quanto riguarda il libro di non fiction, è vero che io sto ancora leggendo Calibano e la strega, che sarà impegnativo, ma volevo cercare comunque di metterne uno anche per febbraio, perché volevo fare proprio un libro al mese, quindi arrivare a fine anno con appunto 12 libri di non fiction letti. Però ne ho scelto uno più breve e si tratta di Zeus is a Dick. Non ricordo il nome dell'autrice, significa letteralmente Zeus è uno stronzo, parla di mitologia greca e a quanto ho capito vorrebbe indagare su alcuni aspetti, per esempio le questioni legate a come viene trattata la tematica della violenza sessuale. Sono un po' sul qui vive per questo libro, ma perché ha un tono, a quanto ho capito, molto informale e a volte anche umoristico. Dipende da come mette le cose, perché potrebbe funzionare o non funzionare, e a questo punto non capisco se effettivamente l'intento del libro sia serio o meno, ma la tematica mi interessava, quindi lo leggerò ed è sulle 200 pagine, mi sembra più
immediato, più veloce rispetto a Calimero alla strega, quindi si dovrebbe fare. Adesso estraiamo il libro per febbraio tra quelli che ho da tanto tempo, e come il mese scorso estraiamo da questa tazza, io avevo detto che avrei fatto una sorta di TBR jar decorata, mi sono dimenticata di farla, vediamo se riesco a rimediare in tempi utili. Io spero che non mi esca qualcosa tipo il libro di Baltimore, che ricordo essere qui dentro, perché non sarebbe il mese adatto, perché il libro di Baltimore è enorme. Vediamo se me la sto tirando. Ok, penso di aver girato abbastanza. Ok, L'albero dei Giannizzeri, non ricordo il nome dell'autore, questo è ambientato all'epoca dell'Impero Ottomano e mi pare che sia una sorta di giallo ambientato durante il periodo dell'Impero Ottomano, dove il nostro detective è un eunuco di corte, però non ricordo benissimo la trama, ci saranno omicidi da risolvere, quindi ok, quindi devo dire che è andata molto meglio, perché credo che il libro dei Baltimore sarebbe stato più pesante. A un certo punto, mentre lo primo, ho visto Day e ho cominciato a sudare, ho detto no, me la sono tirata. Quindi questo, L'albero dei Giannizzeri, sarà il libro che ho da tanto tempo, mentre il libro autopubblicato sarà Along the Razor's Edge di Rob Hayes, che è un libro di cui ho sentito parlare molto molto bene. È una, penso, un high fantasy, parla questa ragazza, allora lei ha dei poteri, il problema è che lei è stata coinvolta in una guerra, penso sia una ragazza quindi giovane, la sua fazione ha perso la guerra e lei è finita prigioniera ed è stata mandata dentro questo, viene chiamato la fossa, dove penso vengano messi i prigionieri, e lei deve sostanzialmente riuscire a evadere, sarà tipo un contesto di prigione, quindi le fazioni che si creano all'interno, alleanze, rivalità, e lei praticamente deve cercare di uscirne. Pare sia molto molto bello. Poi volevo continuare il trend positivo iniziato a gennaio con i libri della mia TBR, perché ne ho letti ben due, e quindi a febbraio ho inserito L'ascesa di Sandling di Josiah Bancroft, che ho in ebook, e sarà l'unico che metterò, perché ho già una TBR abbastanza ricca, però ecco, vorrei sicuramente leggerlo, così mantengo questa costanza. Ne ho sentito parlare molto molto bene, so che si basa sulla Torre di Babele, il nostro protagonista Selin entra con la moglie nella Torre di Babele, lei scompare e praticamente lui per cercarla deve ascendere la torre fino alla cima, non so altro. Vediamo, è un po' che volevo leggerlo, quindi ho delle buone aspettative. Un altro ebook, e per qualche motivo per la maggior parte ora delle mie TBR, sia questo mese che il mese scorso, sono quasi tutti libri fisici, però devo cercare di approfittare anche dei libri ebook. In ebook ho anche Se fossi una strega di Celia Reese, che è il secondo di una duologia, e il primo si chiamava Il viaggio della strega bambina, l'ho letto l'anno scorso, ma io l'ho riletto. Si parla di questa ragazza che scappa dal suo villaggio perché la nonna è stata condannata per stregoneria, lei ha paura che farà la stessa fine, si imbarca su una nave con delle persone che stanno emigrando verso il nuovo mondo, e lì lei comincia a rifarsi una vita con tutti i problemi che ne seguiranno, perché è una società puritana sostanzialmente. Credo che sia Fossi una strega sia sì un sequel, ma anche una sorta di companion novel, perché penso che il punto di vista sia quello di una discendente della protagonista del primo libro, e grazie a questo dovremo scoprire che cosa è successo a lei dopo il finale, perché il finale era abbastanza aperto, di fatto non si capiva che cosa fosse successo. Così finisco la duologia. Mentre allora, questi diciamo che non sono esattamente quelli a cui darò maggior importanza, ma se riuscissi a leggerlo sarei felice. Intanto ho La casa di sale e lacrime di Erin Hay Craig, che è un retelling delle 12 principesse danzanti, in cui praticamente ci sono queste 12 sorelle e sembra esserci uno schema per cui ne muore una all'anno, e la protagonista, che penso sia la figlia maggiore o comunque una delle figlie maggiori, deve scoprire che cosa stia succedendo. Ho letto solo un retelling delle principesse danzanti, quindi non è che ho tantissimi termini di paragone, mentre gli altri due sono dei libri che mi sono arrivati con la haul crate. Uno è This Violet Delights, avete visto da poco l'unboxing che avevo fatto per questo, mentre l'altro della box gennaio, Lore di Alexandra Bracken, quindi avevo effettivamente indovinato, quello di gennaio era
Allora, non vi ho fatto l'unboxing di questa perché era appena uscito l'altro unboxing, quello della box di gennaio. Onestamente, non è che vi volevo annoiare facendovi vedere due cose quasi uguali sulla stessa box. Quindi, The Spiral Delights è un retelling di Romeo e Giulietta, ambientato nella Shanghai degli anni 20, e Lore è sulla mitologia greca. Non so tantissimo perché non ho capito se siano semidei, tipo la Percy Jackson, o reincarnazioni di divinità. So che c'è qualcuno che li vuole uccidere e loro devono sopravvivere. Penso che se dovessi scegliere darò la precedenza a This Violent Delights. Comunque, anche questi, insieme alla Casa di Sale e Lacrime, sono un po' alla fine della mia TBR. E volevo approfittare dell'entusiasmo che mi fossero appena arrivati per leggerli subito e non lasciarli da parte. Quindi, questo per quanto riguarda la TBR vera e propria. Vi dicevo che c'è la Romance Fantasy Readathon, sono dei libri che mi terrò presenti, dei libri che ho già tutti in ebook, e ci sono delle challenge. Non voglio fare una cosa vincolante come di solito, quindi vi dico ogni challenge quale libro ho abbinato, ma vi dico quali sono i libri papabili e poi cercherò di farli rientrare. Cerco solo di cavalcare un po' l'onda dell'interesse che mi è tornato per questo genere, quindi non sarà seguita in modo proprio rigido, rigido. Allora, mi ero segnata qui. Allora, ho This Violent Delights. Penso di capire che sia anche un romance, quindi comunque rientrerebbe. Poi ho Hurtsong di TJ Klune, Sovrannaturale, Licantropi, Relazioni omosessuali. È molto molto incentrato sul romance, questa, meglio la serie è incentrata sul romance, quindi di questo lo so già. Se volessi soffrire c'è questo libro sul mio Kindle. Ho il terzo libro della serie dei Gardella, che è una serie sui vampiri ambientata nell'Inghilterra ottocentesca. In realtà si cambia un po' setting, ma il contesto è quello, ed è molto anche quello sul romance. Poi c'è Rhapsodic di Laura Tarsa, che è un libro sulla un po' sul genere ragazza che ha fatto un patto con un demone e lui sta venendo a riscuotere i favori, sostanzialmente. Pare sia pieno di angst, pieno di romance, con una tensione molto alta, e ne ho sentito parlare molto molto bene. Non ho mai letto niente di Laura Talassa. E poi ho Daughter of No Words, dove penso che lei faccia parte di una popolazione che è stata resa schiava e lei sostanzialmente deve liberare la sua gente. Mi sembra di capire che sia molto incentrata sul romance, su questo onestamente non sono sicura. Comunque, tutti questi ultimi che vi ho detto a carrellata, come vi ho detto, non saranno proprio il mio focus, però insomma, magari attingerò durante il mese. Bene, ragazzi, anche questo video è finito. Questa è la mia TBR del mese di febbraio. Come avete visto, alla fine, per niente essenziale, ho messo un sacco di libri, però vi ho detto quali saranno effettivamente le mie priorità, cioè i libri che vi ho detto all'inizio, poi vediamo alla fine mese che cosa sono riuscita a leggere. Fatemi sapere se voi avete qualche priorità particolare per il mese di febbraio, se c'è qualcosa di particolare che volete leggere, qualche nuova uscita che state aspettando in maniera particolare, e per qualsiasi cosa comunque mi trovate qua sotto nei commenti. Detto questo, vi ringrazio ancora di essere stati con me, vi mando un grosso bacione, vi do appuntamento prossimo video. Ciao ciao!